Allora, la Rivoluzione francese segna una svolta epocale, infatti si parla di ancien régime, sostituito dal nuovo regime. Nel vecchio regime contava più un nobile decaduto in politica piuttosto che un ricco usuraio. E sostanzialmente gli ebrei molto ricchi, che erano quelli che esercitavano di più la professione, il mestiere, per tradizione, perché poi sappiamo che gli piove addosso come una manna dal cielo il fatto che i cattolici non potevano esercitare l'usura e quindi loro erano quelli che deputati a farlo in maniera quasi esclusiva. E quindi con la Rivoluzione francese che venne sui libri di storia, viene raccontato falsamente che si trattò di una rivoluzione di popolo, se si fa un'indagine approfondita si scopre che tutti i grandi rivoluzionari erano dei massoni e lo strumento utilizzato da questa elite finanziaria per rovesciare i regimi indesiderati o anche i regnanti era proprio la massoneria. Quindi lo strumento storico della finanza la troviamo nella confraternita, meglio nota appunto come massoneria, la libera moratoria. Quindi l'assalto, per esempio, alla Bastiglia anche venne comandato da, erano tutti membri di logge massoniche, così come anche tutti i grandi agitatori. E quindi fu una svolta per quello che appunto è stata poi la nascita della borghesia, quindi di un ceto mercantile ricco che aveva accesso alla politica a dispetto di quello che era invece l'ordine precedente che privilegiava la nobiltà.